parlare il senatore Tosato, ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente, ma è con un certo imbarazzo e con una certa difficoltà che interveniamo, Presidente, durante questa discussione. Innanzitutto il primo motivo è legato al fatto che il Governo, il Presidente del Consiglio è apparso in questa seduta, ha fatto il suo intervento e poi se n'è andato, con una presenza ormai del Governo che è molto limitata, con un rito ormai stanco, quello delle comunicazioni del Presidente del Consiglio prima dei Consigli europei, e con anche una difficoltà da parte nostra nel commentare l'intervento del Presidente del Consiglio, che dimostra una situazione molto semplice: o che l'attuale Governo è totalmente fuori dalla realtà, o che state ancora tentando vanamente di prendere in giro gli italiani rispetto a quella che è la reale situazione del nostro Paese. Il Presidente del Consiglio ha parlato di successi dell'Italia, con un ottimismo, con un atteggiamento che è, come ho detto prima, molto lontano da quella che è la vera situazione che stanno vivendo i cittadini tutti i giorni. E io cercherò di portare semplicemente alcuni dati, alcuni numeri, per dimostrare che questo ottimismo, questo atteggiamento sbagliato da parte del Governo è evidente, è chiaro, è innegabile. Innanzitutto sul tema dell'immigrazione, che sarà uno dei temi che verranno trattati. L'anno scorso c'è stato un arrivo in Italia di migranti superiore a 170.000 unità. Ora ci troviamo nel mese di settembre, quindi di ottobre, ma i dati dicono che a fine settembre gli arrivi ammontavano a quasi 200.000 unità, con un record assoluto rispetto agli ingressi e quindi con una totale incapacità di questo governo, sia in sede italiana, sia in sede europea, di arginare questo fenomeno. E i numeri parlano chiaro, non possono essere controvertiti da atteggiamenti ottimistici da parte del Ministro degli Interni piuttosto che del Presidente del Consiglio. E c'è un altro dato che è altrettanto preoccupante, forse lo è ancora di più, che è proprio di questi giorni. Nel 2016 gli italiani partiti che sono emigrati all'estero, che cercano fortuna all'estero, ammontano a 124.000 unità, con un più 15,4% rispetto all'anno precedente. Quindi stiamo vivendo in una fase molto grave della storia di questo Paese, in cui siamo capaci di attrarre migranti da tutti i paesi del mondo senza arginare questo fenomeno, e stiamo rendendo inospitale il nostro Paese a coloro che dovrebbero essere i protagonisti del domani, le future generazioni. E di questi 124.000 italiani che sono emigrati, il 40% è rappresentato da giovani, dai 18 ai 34 anni. Quindi le nostre nuove generazioni, i nostri giovani, stanno cercando fortuna all'estero e sono cacciati da questo Paese. E questo credo che sia uno dei dati più significativi che evidenziano il fallimento di questo Governo e di quello precedente rappresentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sono cifre incontrovertibili che non possono passare inosservate. E c'è un altro dato significativo: coloro che emigrano, che scappano da questo paese ormai inospitale, non vengono più esclusivamente dalle regioni del sud. Il primato spetta alla Lombardia, con 23.000 cittadini che l'anno scorso sono partiti dal nostro paese in cerca di fortuna. E la seconda regione è rappresentata dal Veneto, con 11.600 cittadini che sono emigrati, che si sommano a quelli degli anni precedenti. Questi sono dati che dovrebbero preoccupare chiunque sia al governo, che non dovrebbe avere al centro della propria azione politica la volontà di varare un provvedimento chiamato Ius Soli, cioè dare la cittadinanza a coloro che nascono qua a prescindere dalla loro effettiva appartenenza a questa nostra comunità. Dovrebbe essere un'altra la priorità di questo governo e dei futuri governi, che sicuramente cambieranno rotta, e cioè quella di dare un futuro ai nostri giovani, di permettere alle nostre famiglie di crescere, di poter avere un futuro.
Noi stiamo assistendo alla distruzione di un modello culturale, quello europeo, che non è ostacolato da questo governo, non è ostacolato dai governi europei, ma è quasi incentivato. Questo governo, l'attuale, è complice di questi fenomeni. E c'è un altro dato significativo che vogliamo mettere in evidenza. Un sondaggio che è stato fatto recentemente dimostra che solo il 36% degli italiani considera un bene essere nell'Unione Europea, a fronte di una media europea del 57%. Questi sono i risultati che avete ottenuto tra la nostra comunità nella fiducia e nella speranza di un futuro in questo nuovo modello. La crescita del PIL è solo dell'1,4% a fronte di una media europea che è oltre il 2%, a dimostrazione che siamo il fanalino di coda, che l'ottimismo che voi sbandierate è assolutamente inadeguato e fuorviante. Stiamo assistendo a un modello europeo in cui si è assistito prima al referendum della Scozia che voleva staccarsi dalla Gran Bretagna, a quello della Brexit, a quello catalano, alle sconfitte elettorali dei partiti tradizionali europei, Partito Popolare e Partito Socialista, che sono ormai i guardiani del sistema e che non rappresentano più i cittadini, e ci avviciniamo a un importante appuntamento che è quello referendario in Lombardia e in Veneto per l'autonomia. Termino, Presidente. Vorrei chiarire una cosa su questi referendum. Finisco subito. Chiedo quel tempo che è stato concesso ad altri colleghi. La richiesta di autonomia non è una contrapposizione tra regioni d'Europa o tra regioni d'Italia, tra popoli o tra comunità. È un'aspirazione all'autogoverno. È un segno di un contrasto fra i cittadini e lo Stato, fra i cittadini e i governi centralisti. Governi che non sono più all'altezza di rappresentarli, che non li tutelano più, ma anzi li opprimono ormai in modo insostenibile con tassazioni, burocrazia. È andato già largamente oltre. Se conclude cortesemente, abbiamo già dato del tempo supplementare. Concluda la frase. Guardi, Presidente, noi crediamo in un altro modello d'Europa che non è quello che è stato portato avanti in questi ultimi anni dai governi del PD dal 2011 ad oggi, e siamo sicuri che anche i cittadini italiani vogliono un cambiamento e lo esprimeranno in modo chiaro e inequivocabile alle elezioni del prossimo anno. Bravo. Ha facoltà di intervenire la senatrice Valdinosi.